Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sul Locker Room Pokémon Marron Merda 2. Ci eravamo lasciati qua, per chi non avesse visto l'episodio precedente, abbiamo conquistato la terza medaglia, sconfiggendo la terza palestra, in cui il capo palestra era appunto Paolo Ruffini. Perché dico appunto? Perché ci troviamo a Nido del Cuculo, quindi è una cosa, diciamo, una conseguenza. Ecco. Allora, c'è questo assistente qua, lo notate, quindi andiamo a parlarci. Ok, sì, è la classe del professor Oak. Ok, percorso 2. Allora, il percorso 2, se non sbaglio, è uno dei primi percorsi che abbiamo attraversato da quando abbiamo iniziato il gioco. Quindi, se la memoria non mi inganna, per poter tornare al percorso 2, dovremo a regola attraversare questa grotta, scusate, che fra l'altro deve essere piena di Diglett, quindi per sicurezza metto già Bellsprout primo, perché voglio allenare un po' Bellsprout, dato che al 18 comincia ad essere un po' scarsetto. E niente, a regola una volta attraversati e una volta trovato l'assistente, a regola dobbiamo prendere Flash, che Flash a regola ci servirà per la grotta, sentitevi quanto si mi ricordo, che a regola dovrebbe portarci a quella che nel gioco originale, quindi non questo, nella room originale, si chiama Lavandonia. Boh, Ductrio! No, Dilto si chiama! Bello, ma lo voglio subito. Di volata. Allora, proviamo un po' a indebolirlo, perché a regola comunque bello, soprattutto anche se usa una mossa che dovrebbe essere efficace, non dovrebbe ammazzarlo, non infatti dava anche troppo poco. Niente, prendiamolo. Morto, bene. Siamo merda, man. Sì, di volata. No, lo voglio, Dildo. Boia, fossa. Accidenti a lui, de. Sturiati. Fermi così. Pokéball. Dov'è Pokéball? Ok. Dai che voglio il terzo Pokémon, dai! Certo, becca subito un Dildo, non Ductrio. Subito sì, e altre robe. Boia. Proprio il primo Pokémon che ci è capitato in questa grotta. Raga, dovrebbe essere pieno di Diglett, che vabbè, qui siamo a Viuste. Vediamo un po'. Uno, due. Dio buono. È un casino, eh. Che palle. Via. E ora vi? Usiamo una mossa a caso. Che regola. No, cazzo, ho sbagliato. Cazzo, ho sbagliato. Meno male a fallitazione. Ho sbagliato. Pensavo di non lo so come mai ad attaccare prima. Ho avuto uno svarione. Meno male azione ha fallito. Vai. No, ammazzava probabilmente. Dai, dai. Che palle. Mamma mia, cosa stavo per fare. Dio buono, c'ero quasi, de. Dai, meno male fallisce. Ora il culo ciamo ammazza merda, me non lo atturo. Dai, 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 dai. Uno. Cazzo, ma qui è difficilissimo prendere Pokémon, eh. Dai. Dai, dai. Uno, due, tre. Yes! E abbiamo preso Dildo, il nostro terzo Pokémon. No, rimane Dildo. Ok, quello nel mezzo è veramente gigante. Più che Dildo pare un uccello, però sì, un uccello, abbiamo un cazzo. Non so come usate dalle vostre parti, vi si dice uccello. Vabbè, voglio dare il soprannome a Dildo, no. Bello, eh. Altra roba. C'ha fossa? Sì, c'ha Fossil, ci penso, si è usata prima. Usiamola subito e andiamo a curare Bellsprout, perché io lo devo comunque allenare. Niente, facciamo così, ragazzi. Tanto siccome è pieno di Diglett e altre cose, a regola non dovrebbero succedere, salvo l'eventuale, se c'è, evoluzione di Bellsprout. Ci rivediamo all'uscita della grotta Viustel. Ed eccoci qua, boia. Tempo di apribocca, ecco Diglett.
siamo arrivati all'uscita. Fra l'altro, il mio intento, quello di che era appunto quello di allenare. Di allenare Bello Sprotto è fallito clamorosamente, perché dopo poco Bello Sprotto è morto. E niente, perché comunque Viuste sono abbastanza veloci, eh? Vabbè, e quindi anche se pur in maniera minima alleno merda, cioè ho allenato merda. Allora, sono andato nel tunnel, ma è buio e tetro. Se solo il flash un po' potesse illuminarlo. Mai si deve parlare di Dio Bono, l'ho letto. Mai si deve parlare di torcia elettrica. Effettivamente. Ed eccoci qua al percorso 2. Allora, proviamo a entrare qui dentro. C'è un assistente, o almeno quello sembrerebbe un assistente. Poco mi esausto, non può lottare per essere smaltito. Poi si è contenuto. Vabbè, l'assistente non è lui. Cerco tavoletta, posso cambiarlo per MC Mime? Che cazzo è MC Mime? No, comunque no, anche perché non ce l'ho. Questo picco si può tagliare. Vediamo, taglio. Guardiamo se è qui. Chiaramente non è lui, però si legge cosa dice. Per la flash potrei partire alla volta con tunnel senza problemi. Ok, allora il tunnel che dovremo poi passare per arrivare nella città successiva si chiama tunnel. Comunque, parliamo con l'assistente. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente professor H. Ce l'ho? Bene, bene. Allora, io pensavo che bastasse prendere, cioè vedere i Pokémon. Invece a quanto pare dobbiamo proprio prenderli. Quindi niente, proviamo a catturare qualche Pokémon. Cioè bisogna obbligatoriamente prendere qualche Pokémon. Vediamo un po' chi c'è qui. Sì, si prende belle miserie, eh. Belle ci sono. Magari dovrebbe prendere un bel Peugeot, se c'è. Infatti, ratatatatata. A livello 4. Cazzo. Zaino. Vediamo un po'. Uno. Madonna, belle, capito. Sarà una cosa abbastanza noiosa, anzi decisamente noiosa. Ale. Ratatatata. Si è preso. E uno. Quindi ne mancano 4. Ci andiamo a prendere anche le Pokéball, perché scarseggiano non poco. Ma prendiamone 30, vai, ce l'ho i soldi. Vai, buono. Pikachu, al 3. Proviamo a prenderlo, quasi quasi. Allora, zaino, Pokéball, ce ne abbiamo 35. È al 3 e non si farà prendere sicuramente. Sono un coglione, vabbè, è risaputo. Però lo sono ancora di più, perché non ci pensavo che avevo catturato, cioè non pensavo più che avevo catturato anche Ratata, e quindi posso indebolirlo. 1, 2, 3. Yes! Anche Pikachu! E andiamo di. Quasi quasi gli altri Pokémon le vado a prendere. Magari le prendo più forti. Le vado a prendere a. Nel percorso a destra della città, insomma, Nidore Cuculo. Quindi torniamo indietro. Allora, ho preso altre Pokéball e 10 repellenti. Allora, mi sa che devo passare da qua. Via, allenatore, non ci voleva subito. Vediamo un po' chi c'ha. Nazareth, vai. Al 21. Avanto levide. No, mettiamo subito per evitare tutte le palle. Mettiamo merda, vai. Vai. Fango bomba e schianta. Vai bello. Oh. Tac. Vai. Ale. Dobbiamo morire. Yes. Allora, andiamo un po' nell'erba, guardiamo un po'. Vabbè, qui c'è, aspetta, fatemi prendere questa via, cos'è? Sveglia. Vediamo un po' chi viene. Aio!
Sandclan. Va, lo prendo. Mi sta simpatico. Taglio. Dovrebbe indebolirlo e non ammazzarlo. Ma, meno male. Quasi quasi usa anche sonnifero. Vai, sì, magari si addormenta. Vai. Allora, zaino. Pokeball. Vai, andiamo un po'. Io premo A. Così, perché l'ho sempre fatto. Uno, due, tre. E là, là. Alla prima. Ale, a regola ne mancano due, no? A regola. No. Vediamo un po' chi c'è. Andate a vedere un altro Sandclan. Aio, chi è? Mosh! Ma lo prendo. Taglio. Aio, aio, aio. Ammazzerà me. Anche po'. Crescita. Aio, questa è d'erba. Ma vedrai è Tangela, comunque. Cioè, vedrai hanno tolto Tangela. Usiamo un'altra volta taglio e poi si prova a addormentare anche lui, sperando che non muoia, come sempre. Vai, buono. Crescita. Sonnifero. Ale, boh. Strano che sia prima che ora non abbia fallito. Moscio dorme. Moscio. Zaino. Pokémon, andiamo un po' ancora. Tremo A, vai. Uno, due. Eh no, stavolta è andata male. Vabbè, ci si riprova. Vai. Ancora sbriciolare il tasto A. Uno, due, tre. Ma porca miseria. Rognoso Moscio, rognoso. Stiamo fermi, non premiamo A. Uno, due, tre. Preso. Il segreto questa volta era non premere A a ruota. Ale, fatemi vedere una cosa perché mi è venuto un dubbio. A regola ne dovrebbe mancare uno, però tre volte, no, nove. Tre volte non sono sicuro, bello Dio. Vediamo un po' chi viene ora. Cos'è? Limone! Prendiamo anche limone. Questo farebbe comodo però, un bel Pokémon d'acqua. Eh sì. Allora, sonnifero. Vale. Meglio riattaccarlo perché l'ha levato metà stecchita, a quanto pare. Limone sarà d'acqua. Boh. Pokeball. Non premiamo A. Uno, due, tre. E andiamo di alla prima. Bene così. Allora, fatemi leggere. Cioè, mi è scritto nulla. Pokémon limone. Già. Mamma. Faccia disabile. Già, anche la descrizione. Le descrizioni non le leggo, anche ve le meritano, Allora. Ora torniamo. No, quel cazzo che vado. No, a parte sì. Perché uso di volata repellente stavolta e curo tutti dopo. Anzi, se no prima fatemi provare a fare arrivare Bellos Sprout al 20 e poi uso repellente. Vabbè, ci si vede dallo scienziate, dal scienziatino, vedi? Scienziatetto, ma non mi guardo, ma, per prendere flash. A dopo, io ora muore. Io muore. Aspettate, ora vi saluto. No, ma è andata bene. A dopo. Rieccoci qui, chiaramente Bellos Sprout è morto. Ho dovuto sconfiggere il Pokémon che c'era perché non potevo scappare con Merdaman. E è salito Merdaman al 33. Sì, caro, ce n'ho 10. Grazie, grazie. MN05. Ok, allora, vediamo un po' chi la può imparare. Porta Mutt. Pikachu che può imparare. E l'ha imparato. Bueno. Adesso torniamo laggiù. Torniamo a Nido del Cuculo. Allora, ho curato adesso i Pokémon. Però
voglio fare un cambio perché sinceramente preferisco limone o limone a rat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 a. Anche moshar nel corso del Pokédex. Bene, allora limone, mettiamo in squadra, posto di ratatatatata. Questo chi è? Quella Sand Clan. No, vabbè, lasciamo Mosho lì. Ok, va bene così. Si lascia Pikachu per un discorso di MNN perché c'ha Flash. Adesso dobbiamo tornare a Posty Town. Però prima mi fate vedere, perché mi devo dover cosa. Se c'è qui qualcuno c'ha Amo, infatti. Sono sempre infatti. Sì, allora lui mi dovrebbe dare l'amo, amo merda, quindi è proprio l'amo vecchio, quello che ti fa prendere esclusivamente Magikarp, va bene. E poi una cosa, se non sbaglio qui c'è anche un ticket, un qualcosa, per poter prendere poi la biciclettina, se non sbaglio, forse a sinistra, non sono sicuro. Ciao, ah no, questa l'avevo già letto nei precedenti video, se non sbaglio. Mi pare dovessi parlare con lui. Questa è la reazione colorata. È un programma molto divertente. Trovi, sì, lo sapevo. Ok. Faccio questa lezione effettuata da mia figlia Anna, 11 anni. Il buono sedia a rotelle. Sì, penso che il sedia a rotelle sia la bicicletta. Sì, ok. Sì, infatti. Sì, la bicicletta. Quindi, niente. Teniamo a Posty Town. Rieccoci qua. Dai, tagliamo Pikachu. Andiamo dal biciclettario, che stavo sbagliando, è lui. E a regola dovrebbe darci, vabbè, la sedia a rotelle. Ale. Ah già, fatemi assegnare la sedia a rotelle. Assegna. Ora c'è da capire qual è il tasto select lì sulla tastiera. Vabbè, questo video l'ho staccato subito. No, guardate Ganzo. È triste da una parte, però è Ganzo perché hanno modificato anche questo. Ale, insomma, avventuriamoci qua. Allora, nel frattempo qualcuno era ripreso con YouTube. Ecco Tonio. Stupido YouTube, nessuno si caga i miei video. Guarda qui, tre visualizzazioni di cui uno sono io e l'altro due sono questi due idioti. Giglio. Dica, signore. Avevi detto che la soluzione è tua, ma non funziona. Signore, deve conquistare il suo pubblico. Deve offrire contro lui sempre originale stronzate. Guarda questi quante visualizzazioni hanno. Noi, Toby, Dario Mocha, Frank Matano, pure Pantelas che fanno cagare. Noi abbiamo un cazzo di fosse che controlla la mente. Abbiamo proprio... Vabbè, ok. Potete smettere. Ok. Ma signore, YouTube è una community libera, eh? Stronzate, YouTube sarà mio. Buah. E eccoci qua. Guardiamo se almeno adesso possiamo, in maniera dignitosa, allenare bello Sprout. Vediamo un po' se l'allenatore è una Pokémon più o meno forti rispetto a quelli incontrati sinora. Sono uguali, soprattutto ai Vustel. Taglio. Almeno attacca prima bello Sprout, è già qualcosa. Profumino. Taglio ancora. Non l'ammazza chiaramente. Paralizzante, madonna, non ci voleva. Ale, morto. E si sale anche a 20. Bueno. Ma io, bello spot quanto bello spot. Boh, lasciamolo. Boh, ce n'altri 3. Vai. È morto anche lui. Lasciamo sempre lui, riacco Oddish. Ale. E ho Gloom, attenzione. Ale, vai, è bello, spero che sarà il 21. A regola. Vai, sì. Aio, bello Sprout, ti sta evolvendo. Allora è il 21 il livello magico dell'evoluzione. Se Pigeon ha... Ma prima... No, ma che cazzo è? Ma cosa sta diventando? Ma che schifo. Te bello è diventato Wimpy Bell, ma poi...
Vabbè, almeno è più forte. Boia. Pensavo di aver levitato, no. E invece no. Ale, morto. Execute, io. Fa vedere. Che bello. Cazzo. Fallito mega pugno. Vai, vai a onda. Vediamo ora. E dai, ma così era, fallisce sempre. Via, allora usiamo fango bomba, ci si pensa più. O ci riprovo. Boh, si riprova con mega pugno. Oh, stavolta sì. Cazzo, la terza, dai, dai. Ecco, non è nemmeno morto, è tutto. Magicazione. Vai. Che prima o poi spero possa essere sostituita con un'altra mossa decisamente più forte. Vabbè. Comunque ragazzi, pensavo a questa serie. Siccome ora dovrebbero esserci parecchie lotte, fra l'altro parecchie noiose. Vado piano piano. E guardo, no, qui va affrontato per forza. Niente, pensavo di tagliare il video e di rivederci poi all'entrata di Udun. Va bene? A dopo. Questa ragazzi la devo far vedere comunque. Chi è Matrioska? Ma che cazzo è? C'è un misto fra una Matrioska e un Oscar. Boia. Vabbè, era solamente una piccola parentesi all'interno del taglio. Allora ragazzi, a regola siamo arrivati qua. Fatemi un attimino curare Pokémon. E poi niente, guarderemo di entrare nel tunnel. Ciao, sono assistente, stavo cercando. Non ce l'ho. Pietra stante. Vabbè. Sì, lo voglio, ma tanto non ce l'ho. Puppa, no, no. Si taglia l'albero. Allora, ragazzi, pensavo una cosa, però. Forse è meglio interrompere il video qua. Perché, sarò sincero, non so poi fra i vari tagli e tutto quanto verrà di lunghezza, però resta arrivato che è 50 minuti che sto registrando, davvero. Perché forse mi ha fatto perdere tempo parecchio il discorso Grotta Viuste e la cattura Pokémon. Resta di fatto che io direi di concludere l'episodio qua e niente, poi se fra l'altro viene corto meglio così, perché forse i video precedenti sono durati anche troppo. Quindi niente, arriviamo alle conclusioni. Vabbè, mi aspetto chiaramente il prossimo video. Vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. Beh ragazzi, detto questo, come ho detto prima, vi aspetto al prossimo episodio. Ciao.